Partiamo dai chunk. Se non sapete cosa sono proprio ciocchi di legna di questo più o meno formato. Passiamo ora al pellet, il formato diciamo di legna più moderno, ok, arrivato con l'utilizzo dei barbecue appunto a pellet. Ed eccoci qua con le chips e vi facciamo vedere il funzionamento in un barbecue a gas. Guardate le nostre tre tipologie di cottura. Ciao ragazzi, ci avete chiesto in tantissimi qual è il formato di legna migliore da utilizzare e oggi vi faremo vedere una ricetta con tre formati di legna diversi, quindi tre barbecue, uno utilizzeremo i chunk di ciliegio, un barbecue a gas con il tubo per affumicatura e utilizzeremo le chips e il barbecue a pellet dove utilizzeremo il pellet appunto di ciliegio. Quindi unica legna, tre formati diversi, una ricetta e vedremo le differenze e come utilizzarle nei tre barbecue. Per la ricetta ragazzi andiamo a fare delle semplici sovraccosce, le rabbiamo, le affumichiamo, proprio classiche, quindi un goccino di olio e andiamo a massaggiare per bene le nostre sovraccosce. Io per comodità le ho già un pochino preparate, sono già disossate, queste sono comodissime da fare al barbecue, ok, e infatti mentre disossavo ho un guanto perché mi sono tagliato anche un dito, ok, un goccino di olio anche di qua. Andiamo a utilizzare chicken rub, perfetto per pollo, spettacolare sulle sovraccosce e anche sulle alette. Una bella spolverata da una parte, massaggiamo bene per far penetrare bene il rub, giriamo e diamo anche una bella spolverata da questa parte. Facciamo questa bella forma in questo modo, così quando cuociono rimangono tutte belle compatte. Perfetto, le nostre sovraccosce sono pronte e quindi siamo pronti anche noi per andare in griglia. Partiamo dai chunk. Se non sapete cosa sono proprio ciocchi di legna di questo più o meno formato che servono per affumicature abbastanza lunghe. Questo dipende comunque dalla quantità di chunk che andiamo a mettere all'interno del barbecue, perché posso metterne uno direttamente sul fuoco, sul carbone acceso, e andare a mettere dei pezzi anche dove non è acceso, in modo che man mano che il carbone brucia e espanda vada a bruciare anche tutti gli altri chunk. In questo modo si fanno affumicature anche di 4, 5, 6 ore, quindi belle lunghe, con un fumo sempre costante, perché il pezzo di legno dà un fumo appunto bello costante e continuativo. Andiamo quindi a posizionarlo direttamente all'interno del barbecue appoggiandolo proprio sul carbone acceso, ok? Per una ricetta come le sovraccosce mi basta mettere semplicemente un chunk, perché mi interessa avere più o meno un'oretta di affumicatura. Vado a mettere le mie sovraccosce in cottura in diretta, infatti qua sotto ho il deflettore, non mi serve avere l'altra parte di griglia, quindi chiudo e andiamo a fare la nostra bella affumicatura. Sui barbecue a carbone come i Kamado e i Kettle, oltre ai chunk possiamo usare anche le chips. Le chips mi vengono utili quando devo fare delle affumicature relativamente corte, perché bruciano in fretta e quindi vanno benissimo per affumicature di circa mezz'ora, un'ora al massimo. Le uso uguali ai chunk andando a metterne un pochino sul carbone acceso. Molto importante nelle chips andare a metterlo anche su tutto il carbone spento, in modo che la affumicatura sia abbastanza lunga, altrimenti se le metto solo sul carbone acceso in tempo un quarto d'ora ho finito la mia affumicatura. Passiamo ora al pellet, il formato diciamo di legna più moderno, ok, arrivato con l'utilizzo dei barbecue appunto a pellet. Cosa sono i pellet? Non sono quelli che si usano per riscaldamento a casa, ma questi sono creati proprio per l'industria alimentare, quindi non hanno nessuna sostanza chimica all'interno, ma solamente legna, in questo caso di ciliegio. Quindi è come avere un chunk, una chips frullata, pressata, e andiamo a utilizzare il pellet. Nel caso del barbecue funziona sia da combustibile che da affumicatura, quindi noi andiamo a decidere il legno che vogliamo utilizzare proprio in base al flavor che vogliamo dare, ok?
ok? Semplicemente lo andiamo a caricare nella tramoggia, selezioniamo la temperatura e lo utilizziamo come se fosse un barbecue automatico. Quindi anche qui apriamo, prendiamo le nostre belle sovraccosce e ce le mettiamo in cottura in diretta. Chiudiamo e anche qui aspettiamo per il risultato finale. Piccola parentesi, partendo dal fatto che ogni marca di barbecue a pellet ha le proprie funzioni di affumicatura, in generale per avere una affumicatura più intensa dobbiamo condurre la prima parte di cottura a una temperatura inferiore agli 80 gradi. In questo modo il barbecue a pellet produrrà molto fumo e intensificherà la parte di affumicatura iniziale. In alternativa, se vuoi partire a bomba, puoi anche utilizzare un tubo caricato a pellet o a chips da posizionare all'interno della camera di cottura per appunto intensificare la affumicatura nelle prime ore di cottura. Ed eccoci qua con le chips e vi facciamo vedere il funzionamento in un barbecue a gas. Come vi ho detto, possono essere usate sul barbecue a carbone, ma sono un ottimo combustibile per affumicatura per i barbecue a gas da utilizzare con il tubo per affumicatura. Ecco qua le chips, praticamente sono delle belle scagliette di legno che servono appunto per andare ad affumicare, in questo caso, come abbiamo detto, servono per affumicature relativamente brevi. Nel barbecue a gas invece mi permettono, con i tubi per affumicatura, di andare a affumicare per lunghi periodi e controllare una affumicatura bella costante, e quindi sono molto molto comodi. Affumicare in un barbecue a gas è sempre una cosa abbastanza ostica, però con il tubo sarà molto molto comodo. Basta andarlo a riempire totalmente, avrò una affumicatura di circa un'oretta e mezzo. Lo andiamo ad accendere adesso con un accenditore elettrico, oppure possiamo utilizzare anche un accendino, quelli antiventi. Una volta acceso lo facciamo bruciare un attimino in modo che la prima parte prenda bene fuoco e andiamo a posizionarlo sul barbecue. Ok, cerchiamo di posizionarlo, dipende dai tipi di barbecue, non troppo vicino alle fiamme, altrimenti rischia che poi prenda fuoco tutto subito. Andiamo a chiudere il nostro barbecue e vedremo che inizierà a produrre un pochino di fumo. Nel tubo affumicatore in un barbecue a gas possiamo utilizzare anche il pellet. Ci viene molto comodo quando dobbiamo fare delle affumicature molto lunghe, tipo per il pulled pork o per il brisket, perché il pellet, essendo pressato, riesce a darmi una durata anche di 3 ore, ok? Mentre le chips, se voglio fare una bella affumicatura, sarei obbligato a tirare fuori il tubo, riempirlo di nuovo, riaccenderlo e rimetterlo dentro. Quindi anche qui, come per il carbone, due formati in base alla lunghezza della affumicatura, anche nel barbecue a gas posso utilizzare i due formati in base al tempo di affumicatura. Non dimentichiamoci il nostro pollo, andiamo a metterlo dentro. Come vedete la fiamma si è spenta e quindi io adesso posso andare ad affumicare. Un'accortezza che dovete sempre avere: se vedete che non esce fumo dal vostro barbecue a gas, è perché magari il tubo sta bruciando e non sta facendo fumo. Quindi date un occhio che se magari c'è troppa fiamma, andate a soffiarla, spegnerla, in modo che poi faccia una bella affumicatura. Eccoci qua ragazzi, guardate le nostre tre tipologie di cottura. Allora, non vuole essere una sfida su quale è meglio o peggio, però guardiamo un po' le differenze. Naturalmente il carbone e il chunk hanno dato un bel colore particolare, bello rosso e scuro. Di qui in mezzo abbiamo il pellet, che comunque gli ha dato una bella colorazione, una bella affumicatura, e leggermente meno le chips nel barbecue a gas. Però quello che è importante, e sarà adesso, andare a sentire il sapore, perché non per forza l'apparenza va a determinare l'intensità dell'affumicatura. Partiamo dal gas. Andiamo a tagliare. Vedete, bellina, bella, succosa, mamma mia, che buone. Allora, facciamo così, sentiamo il profumino, si sente la affumicatura già all'odore. A mio gusto, perfetta, non troppo invasiva, si sente bene. Passiamo al pellet, che qua la cottura è bella, succosa.
si vede un pelo in più qua, un po' di smoke ring, non so se lo vedete dall'immagine, però si vede leggero leggero. Sempre ustionante, pari del gas, leggermente un po' di più si sente l'affumicatura, però devo dire intensità proprio giusta, perfetta. Passiamo all'ultima, quella che in teoria pensiamo che sia quella più affumicata. Vediamo un po', anche qua comunque lo smoke ring leggero leggero, non so se lo vedete, si farà fatica a vedere in camera, pari pari del pellet, anche se fuori la pelle sembra bella scura e affumicatissima, eh? Vediamo un po', anche qui è venuta bella succosa, il profumo si sente bene, naturalmente si sente di più l'affumicatura, ok, perché comunque abbiamo usato un bel chunk per affumicare due sovraccosce di pollo, quindi gli ha dato un bel fumo per un'ora, bello intenso, però non è che va a discostarsi tantissimo dalle altre due, sempre la affumicatura giusta, qui un po' di più si sente fuori rispetto a queste che comunque gli è entrato bene il fumo fino in profondità. Quindi ragazzi, non voleva essere una vera e propria sfida, ma un racconto sulle diverse tipologie di formati di legna per affumicare e farvi capire dove è meglio utilizzarli. Quindi per affumicare sicuramente abbiamo bisogno di legna, poi dipende da voi che dispositivo avete e cercare di capire se per voi è meglio utilizzare del pellet, delle chips o dei chunk.